Ciao, in questa lezione proveremo a distribuire su tutto il drum set le terzine di ottavi. Manterremo i quarti con il piede sinistro, quindi con il Charleston. Sposteremo gli accenti sul rullante, sui tom, sui due crash e sul Charleston. Quando suoneremo gli accenti sui crash e sul Charleston, colpiremo contemporaneamente anche la gran cassa. Durante l'esecuzione degli accenti sul Charleston potremo anche prendere in considerazione il fatto di utilizzare delle piccole aperture. Il tutto dovremo cercare di renderlo più musicale possibile. Ora ti farò vedere un esempio cercando appunto di essere musicale e di creare delle frasi che abbiano un minimo di senso. Ok? Andiamo a vedere di che si tratta. Come sempre, spero di esserti stato d'aiuto. Ci vediamo nella prossima lezione e buono studio. A presto, ciao!